vita credo che l'abbiamo visto tutti. Io non so chi allora paventasse l'utilizzo di personale esterno. Sicuramente qualcuno si è mosso tentando di inventare cose che non esistevano. L'amministrazione, questo assessore, non ha mai pensato di utilizzare personale esterno, né mai lo abbia fatto utilizzare. Il servizio è stato svolto regolarmente, faccio notare al consigliere Corrado che questo nel mese di luglio non è stato raggiunto come obiettivo da tutte le amministrazioni. Il servizio è stato fatto regolarmente per tutto il mese di luglio, anche se evidentemente ha comportato una trattativa lunga, faticosa, non esente da problemi in parte ancora aperti, e infatti noi sì, dovremmo rapidamente cominciare a lavorare per il prossimo anno. Posso essere d'accordo che gli uffici incaricati di iniziare la trattativa abbiano iniziato a votarli. Prego però di considerare che trattative sindacali di questo genere sono sempre abbastanza complesse e tutto sommato abbiamo esempi quotidiani di come queste cose si facciano sempre fino all'ultimo giorno, quindi tutto sommato non ne sono scandalizzato. Ritengo che comunque il servizio alla fine ha funzionato in pieno con il personale comunale. Questa soluzione, come sempre ho detto, è la soluzione che io personalmente e l'amministrazione predilige, perché consente continuità didattica, e quindi questo è quello per cui lavoreremo anche per il prossimo anno. Naturalmente, siccome gli accordi si fanno tutti, ce la vogliamo ritrovare anche dall'altra parte altrettanta disponibilità. Ora, sì, sicuramente il servizio che sono fatto con la qualità di consultazione del servizio di ingegnere comunale, di teatro, personale comunale è sicuramente degno. Sulle voci che quali aziende private o cooperative private che arrivassero nel caso di non si fosse arrivati al rapporto, insomma, l'ho letto sulla stampa e mi sembrava chiaro che ci fosse dietro la parte della funzione comunale. Se ho sbagliato mi fa solo piacere, ma ho qualche dubbio di aver sbagliato. Ultima cosa soprattutto sull'autoaccusa dell'assessore, cioè sul fatto che queste trattative siano fatte in ritardo. Beh, in ritardo, in ritardo per poco, perché io ho chiesto all'RSU la documentazione, la corrispondenza che è stata scambiata con l'assessorato, le RSU da gennaio chiedevano i voti, a febbraio, a marzo, a maggio, non hanno mai avuto risposte fino a quando sono arrivati all'emergenza. Quindi, caro assessore, va bene, è andata bene ancora una volta, come ogni anno è andata bene ancora una volta, per il senso di responsabilità che era con voi, in questo è dubbio. Ora però, quello che volevo dire, che è un obiettivo di questa interrogazione, è chiedere maggiore sollecitazione, visto che ogni anno si toccherà fare questo tipo di trattativa, iniziare per cortesia prima. Grazie.